devo tenere, non mi sentite? Anzi, mi sente la truppa in giro per l'Europa, non mi sentite voi? Va bene, dai, c'è un pannello fonoassorbente, diamo questa giustificazione. No, è che divisa napoleonica avere il microfono moderno non fa panda, come direbbe il francese. Bene, io vi saluto a nome dell'associazione. Noi siamo qua in veste di rievocatori. Alle mie spalle c'è il video del bicentenario di Austerlitz 2005. Quindi questo mi dà un po' l'idea di come erano i campi di battaglia, di come ci si muoveva e di come noterete che l'abbigliamento era lo stesso. Lì siamo a dicembre, questa qua è una colazione a cavallo, la cavalleria, e qui siamo a 25 gradi, vedete che l'abbigliamento è lo stesso. Questo è bellissimo reparto di colazione a cavallo. Quindi lasceremo andare dietro così vedete un po', entrate nel, diciamo, nell'ambientazione. Allora, noi come Associazione Cronica d'Italia organizziamo eventi, il prossimo evento che organizzeremo qua molto importante sarà Mischia del Garda, il bicentenario della battaglia del Mincio 1814, che sarà a fine agosto. Quindi se volete vedere una grande battaglia con 400-500 soldati, l'ultimo weekend di agosto. Ovviamente noi come Associazione Cronica d'Italia facciamo sia cultura, sia rievocazione storica, sia cultura attraverso la rievocazione storica. Quello che stiamo facendo qua ovviamente non è rievocazione storica, perché un pubblico moderno con cui mi interfaccio con un microfono, quindi questa è cultura attraverso la rievocazione storica. Abbiamo una parte che fa i francesi, che è la seconda compagnia del primo battaglione, l'undicesimo reggimento leggero. Io qua sono in questa veste di sergente maggiore, ogni compagnia aveva un sergente maggiore. Qui abbiamo invece il caporale, da me lo riconoscete dalle strisce bianche, invece il soldato Danser, che non ha gradi, è uno chasseur semplice. Poi abbiamo anche una parte che fa gli austriaci, KKIR-14, IR Imperial Regiment, 14 è il numero, e in più abbiamo anche una parte che si chiama Club Fiorile, che sono civili. Voi magari guardando noterete che intanto ci sono dei personaggi civili che sono vivandieri, dame, che passano attraverso il campo di battaglia. Tra l'altro anche questo è stato registrato da una nostra vivandiera. Allora, dico due parole di introduzione. Allora, la zona di Lavagno, Caldiero, Colognola e Colli è una zona che ha visto più volte verificarsi battaglie del periodo napoleonico. Perché? Perché fondamentalmente la conformazione geografica che vediamo oggi è molto cambiata, quindi non ci dà l'idea del perché avvennero tutte queste battaglie. Noi dobbiamo considerare che ovviamente le colline c'erano come ci sono oggi. La strada principale c'era come c'è oggi. La strada è sempre la stessa dai tempi dei Romani. Che cos'è che è cambiato? È cambiata la zona a sud di Lavagno. Cioè, la palude della Zerpa è stata prosciugata. Quindi, attualmente, passare nella zona a sud di Lavagno, diciamo la zona a sud di Caldiero, di Caldierino, è abbastanza semplice. In realtà, l'epoca napoleonica non era così. Era, diciamo, un terreno abbastanza difficile, quasi impassabile. Quindi cosa succedeva? Succedeva che a questo punto, diciamo, superato San Martino Buonalbergo, si iniziava una strettoia. La strettoia era fra le colline, che erano difese dall'abitato di Colonna e Colli, poi c'è il Lasi, poi c'è Soave, e la palude della Zerba Sud. Quindi questa diventava una strettoia. Per questo che oggi non riusciamo a capire, oggi non è una strettoia, ma una controlla. Più a sud ovviamente c'era l'Adige. E perché questa zona diventava importante? Perché in questa zona c'era una cosa che era fondamentale all'epoca e che di cui oggi non ci rendiamo conto, cioè l'acqua. A Caldiero c'era l'acqua da bere. Quindi Caldiero diventava il luogo ideale per, diciamo, fermare un invasore che avesse superato le difese di Verona. Perché poi, dopo, diciamo, il passaggio dell'Alpone, di nuovo il terreno si riapre, bisogna arrivare alla zona oltre Vicenza con i Monti Berci e quant'altro. Quindi a Caldiero viene identificato Caldiero perché era il luogo dove normalmente gli austriaci si erano posizionati, facevano il campo trincerato. Però in realtà la battaglia all'epoca, voi vedete gli spazi,
e qui eravamo 2.000, immaginate quando c'erano 40.000, è ovvio che le battaglie si svolgevano su fronti molto molto ampi. A Caldera prendono ben 5 battaglie. La prima è quella del, diciamo, 96. Napoleone, arrivato a Verona, tenta appunto di andare verso Venezia, viene fermato a Caldiero, quello che viene definito lo smacco di Caldiero. Lo smacco di Caldiero porterà alla battaglia di Arcole, perché allora Napoleone cosa farà? Passerà a sud, attraverserà, rompa l'Adige e prenderà gli austriaci sul rovescio, termine tecnico. Infatti la battaglia di Arcole, che tutti sono convinti, anche Vittor Hugo che ne parla, che si è stata svolta con i francesi che andavano verso Venezia e gli austriaci che resistevano, in realtà viene combattuta all'inverso, cioè con i francesi che da Vicenza andavano verso Verona e gli austriaci che difendevano il ponte. Questo è avvenuto perché i francesi erano già andati al di là del ponte attraversando a Roma l'Adige la sera prima. Poi avvenne una seconda battaglia nel 1805, di cui abbiamo festeggiato il bicentenario. Anche questa si è svolta sempre a Caldiero, non c'era Napoleone questa volta, c'era Massena, che era, diciamo, uno dei suoi luogotenenti più importanti, e fondamentalmente fu anche questa una battaglia abbastanza alla pari con l'arciduca Carlo. Poi ci fu una successiva battaglia nel 1809, quando gli austriaci, diciamo, invasero l'Italia e Eugenio Beauharnais, che era il figlioccio di Napoleone, il figlio adottivo, si ritirò fino all'Adige. Poi ce ne fu un'altra nel 1813 e poi ce ne fu nel 1814, quindi sono 5 le battaglie combattute a Caldiero. Però per Caldiero noi intendiamo ovviamente il fronte che va dalla zona sud di Caldiero fino alla zona, diciamo, di Colognola e Colli. E ovviamente Lavagno, la zona di Vago, questa zona qua, è stata sempre centrale negli scontri che si sono succeduti nel corso di queste 5 battaglie. Quindi queste sono anche le motivazioni per cui noi oggi siamo qua a ricordare l'esercito napoleonico. Questa, diciamo, come introduzione sulla parte storica di Vago di Lavagno. Voi sapete che poi ovviamente c'era anche la stazione della Posta Vecchia, quindi era una zona importante anche per i cambi di cavallo e tutto quello che ne seguiva. Adesso, finita, diciamo, la parte introduttiva, questo per noi è un anno importante, 1814, è il bicentenario, è l'ultimo bicentenario che svolgiamo in Italia, perché nel 1814 l'esercito franco-italiano viene, diciamo, non è proprio sconfitto, ma comunque non riesce a vincere la battaglia del Mincio, che è di febbraio. C'è uno stallo, dopodiché i napoletani con Murat tradiscono i francesi e si alleano con gli austriaci, e quindi Eugenio Beauharnais deve ritirarsi fino a Milano. A Milano, quando sente l'abdicazione di Fontainebleau con Napoleone, che il 6 aprile è costretto ad abdicare, abdica anche lui, e quindi finisce l'epopea napoleonica in Italia. Come ben sappiamo, poi Napoleone finirà all'Elba. Dopo l'Elba, dopo circa un anno, risbarcò in Francia, ridiventò imperatore per la seconda volta e venne sconfitto dopo nei famosi 100 giorni, venne sconfitto a Waterloo. Però in Italia ormai non succede più nulla, sono gli austriaci prendono il controllo della penisola e quant'altro. L'ultimo sussurro è, diciamo, la battaglia di Tolentino, dove Murat si accorge che in realtà sì, lui è passato dalla parte degli austriaci, ma gli austriaci non vogliono mantenere quello che hanno promesso, cioè il regno di Napoli a lui, ma lo vogliono restituire ai legittimi, chiamiamo i proprietari, cioè i Borboni, e quindi fa un tentativo che viene ovviamente, diciamo, distrutto alla battaglia di Tolentino nelle Marche. Quindi nel 1814 cosa succede? Cioè termina, diciamo, l'esperienza statuale italiana di cui, diciamo, non si era più sentito parlare effettivamente dai tempi di Berengario Re d'Italia. Berengario nel 900 d.C. assume per l'ultima volta il titolo di Re d'Italia. Dopodiché, Berengario ovviamente è, diciamo, un re longobardo, dopodiché il concetto d'Italia scompare, rimane, come dice Metternich, un'espressione geografica, ma come identificazione di un'entità statale scompare. La prima volta viene ripresa con la Repubblica Italiana, che è del 1802, e poi con il Regno d'Italia, quando Napoleone diventa imperatore, diventa Re d'Italia, il viceré Eugenio Beauharnais, e si riparla di nuovo di Repubblica Italiana e la Repubblica d'Italia e Regno d'Italia. Quindi per questo è importante il periodo, diciamo, il periodo napoleonico, perché ovviamente c'è, poi il successivo sarà il Risorgimento, comunque ritorna per la prima volta, si parla di Italia come concetto, come entità statale e non semplicemente come entità geografica.
Adesso io vi voglio lasciare per la parte, diciamo, più chiamiamola tecnico-uniformologica, al caporale Gammin, che ringrazio perché è sotto lui il tramite per questa lezione. Quindi ti passo la parola. Intanto, buongiorno a tutti, sono Riccardo, caporale Gammin della Revocazione Storica. E questa è la mia divisione caporale, perché il mio ruolo all'interno del reggimento che ricostruiamo, ossia l'undicesimo reggimento di fanteria leggera francese, è appunto quello di caporale, mentre qua abbiamo, come abbiamo detto prima, il soldato e un sergente maggiore. E facciamo vedere l'equipaggiamento. Allora, per esempio, il nostro Jonathan è il classico soldato napoleonico di fanteria leggera. Vediamo intanto lo zaino in pelle di vacca, dove il soldato portava appunto i suoi effetti personali. Noi sappiamo che gli zaini erano i più leggeri possibili, perché era l'unico bagaglio che il soldato portava durante le campagne, che duravano anche anni. Quindi li tenevano abbastanza leggeri, avevano un minimo indispensabile, qualche indumento di ricambio, qualcosa da mangiare, il kit di pulizia del fucile, perché comunque l'arma andava continuamente pulita e tenuta in modo efficiente, perché significava la vita e la morte, la differenza tra la vita e la morte per l'epoca. E quindi lo zaino così. Poi abbiamo il soldato portava due bandoliere, che possiamo vedere sulla sinistra. Aveva l'arma d'ordinanza, perché era il briquet come il mio, e praticamente in battaglia non si usava quasi mai, era più che altro d'ordinanza, era un ricordo del passato, dell'epoca diciamo reale, perché sappiamo che gli eserciti napoleonici sono venuti dopo la rivoluzione francese. Insieme al briquet troviamo la baionetta. La baionetta era praticamente questo coltellaccio che aveva un meccanismo di innesto sul fucile, in modo che il fucile, innestando la baionetta, diventava un'arma, appunto una specie di lancia. Adesso il nostro Jonathan innesterà la baionetta, così lo capiremo. Eccolo qui, e il fucile si trasformava ad un tratto in una lancia. Perché questo? Perché il nostro fucile è appunto a pietra focaia, è una vancarica, quindi succedeva molto spesso che si inceppava, comunque non partiva il colpo, quindi il soldato, quando si trovava nella battaglia, naturalmente non poteva permettersi di non sparare, e appunto il fucile diventava una lancia. Poi, secondo, in base alle formazioni, in base ai vari ordini, il reggimento comunque si schierava in formazione, poteva schierarsi a quadrato o comunque a riccio, in modo da respingere quelli che erano gli assalti di cavalleria, che i cavalli, vedendo questi muri di baionette in estate, non sfondavano, insomma, restavano indietro. Poi abbiamo dall'altra parte, l'altra bandoliera, è praticamente la giberna. È questa borsetta, diciamo, porta colpi, e all'interno possiamo trovare le cartucce. Eccola qui. Questo praticamente, all'interno c'era una piccola rastrelliera dove c'erano i colpi per il tipo della spalla, questa è una cartuccia regolamentare. Non ha la palla, perché ovviamente noi non usiamo la palla, per ovvie ragioni, però era fatta così. La palla nella realtà si sarebbe trovata in fondo, perché poi vi faremo vedere come si caricava il fucile, capirete perché andava messa lì. E questo era diciamo, l'equipaggiamento principale. Poi, naturalmente, la fattura della divisa, come possiamo vedere, anche i colori e le bordature ricordano la bandiera francese. Abbiamo il blu, che è il colore
preponderante, poi abbiamo i baveri, il colletto rosso e le bordature bianche con i bottoni che sopra impresso il numero appunto del reggimento, in questo caso c'è un 11 contornato da una cornetta che significa che è l'undicesimo reggimento di fanteria leggera, e la fanteria leggera usava la cornetta. E poi abbiamo le spalline che appunto significavano che il soldato era un cacciatore. Le spalline cambiano a seconda del grado, infatti vedete che linee. Noi vediamo quello dell'ufficiale, sergente maggiore, vediamo che hanno una bordatura argentata con gli inserti argentati appunto. Sì, perché diciamo che l'esercito è organizzato veramente su quattro livelli fondamentali, che sono gli ufficiali, che nel nostro, diciamo, nella nostra specialità sono caratterizzati dal colore argento. Loro ad esempio hanno la zampina d'argento e hanno spalline tutte argento. Poi ci sono i sottufficiali, che erano sergente, sergente maggiore, che invece sono caratterizzati da una combinazione di verde, lana e argento. Infatti noterete che io ho lana e argento e anche le mie spalline sono verdi e argento. Poi invece ci sono i graduati di truppa, cioè il caporale che ha ovviamente le spalline come i soldati, viene identificato dai gradi di lana. Noterete che i miei amici miei sono d'argento, sergente maggiore 2, sergente semplice 1. E poi invece c'è la truppa, okay, lui quindi che non ha alcun riconoscimento di grado. Diciamo che una cosa, volevo far notare di Jonathan, che noi siamo vestiti troppo bene rispetto ai soldati dell'epoca. Lui probabilmente è quello più vero, perché i soldati avevano delle uniformi veramente... Pensate che la giacca ne viene data una ogni 3 anni, quindi voi immaginate ogni mattina di indossare quello che avete addosso in questo momento per 3 anni, e per giunta di fare attività pesanti, cioè marce, combattimenti, quindi immaginate come erano ridotti, erano veramente degli straccioni disumani. Ecco, quindi lui diciamo assomiglia, e quello che assomiglia di più è stato l'Apollonico vero, e aveva uniformi troppo belle. Esatto, infatti i pantaloni tela bianca e i pantaloni si consumavano, eccetera. Poi le scarpe sono particolari perché non hanno verso, sono ambidestre. Questo significa che praticamente all'epoca il verso si fa man mano che si usa, però sono ambidestre perché appunto perdeva un'altra, esatto, anche quello, ma soprattutto l'esercito ne forniva 3, quindi ce n'erano 2 ai piedi e una nello zaino che portavano di scorta. Anche il discorso che c'era anche una motivazione, chiamiamola economica, del fatto che le scarpe fossero ambidestre. Avete ben presente che l'esercito del re aveva circa 80-90 mila uomini. L'esercito della Repubblica, quando riparte la leva in massa, sale a 500.000. Pensate che oggi l'esercito italiano, di cui faccio parte, ha circa 85-90.000 uomini. Bene? Quindi per fare il rapporto di come erano i numeri, 500.000 per una nazione come la Francia, era un numero spropositato. Anche non esisteva l'industria, era tutto fatto a mano. Allora noi abbiamo recuperato, ad esempio, anche qua nell'archivio di Stato di Mantova, gli appalti per le scarpe. Come facevano gli appalti per le scarpe? Ancora, non esisteva soprattutto anche in Italia, ma anche in Francia, il concetto di opificio, cioè non c'era un luogo dove la gente si trovava per andare a lavorare, a meno che non fossero gli arsenali militari, perché ovviamente, ma per questo tipo di fatture normalmente si lavorava ancora in casa. Allora cosa faceva? L'appaltatore dell'esercito prendeva un certo appalto per certe migliaia di scarpe, centinaia di scarpe, anche perché non esisteva come oggi un appalto unico ovviamente per tutta la Francia. Ogni reggimento aveva degli appaltatori locali. Dall'intendenza generale arrivavano le schede con le misure e le specifiche, però poi la fabbricazione era a livello locale, a parte quella delle armi che aveva un percorso suo. Però queste qua. Ma cosa succedeva? Succedeva che l'appaltatore normalmente subappaltava alle donne nelle campagne. Questi numeri è il primo ingresso, diciamo, della manodopera femminile nel mondo del lavoro, chiamiamolo artigianale. Ma cosa succedeva? Succedeva che ovviamente dovendo distribuire su tantissime, diciamo, donne che lavoravano in campagna, cos'è? A ogni donna serviva una forma. La forma è molto costosa.
costosa, perché la forma è in legno, è molto più costosa della scarpa. Allora cosa diceva? Che facendo destra, uguale sinistra, bastava dare una forma invece di due, e di colpo i costi per metà si riducevano. Bene, la chiodatura, naturalmente le scarpe sono chiodate, come potete vedere. Era noi naturalmente non le scarpe sono state studiate appositamente anche la chiodatura da appunto reperti d'epoca o comunque da immagini d'epoca, da dipinti eccetera, e venivano chiodate appunto per non consumare la suola durante le marce, perché per durare di più, insomma. Poi passiamo al copricapo. Il copricapo, noi indossiamo uno sciacquo, questo copricapo è questa specie di cilindro in panno, in feltro, rigido, e naturalmente abbiamo la placca, che è un'aquila con l'aquila imperiale napoleonica, con il numero del reggimento, naturalmente l'undicesimo, e la cornetta di fanteria leggera, la coccarda tricolore francese, il pennacchio azzurro, che era una caratteristica appunto del reggimento della compagnia. Sul davanti c'era il numero della compagnia. Allora, diciamo che all'epoca l'unità base era il reggimento. Il reggimento, potete considerare che circa aveva dai 3 ai 4 battaglioni. Il battaglione era circa 800-900 uomini, divise in 6 compagnie. Ogni compagnia è identificata da un colore, la compagnia carabinieri dal colore rosso, poi la compagnia volteggiatore dal colore giallo o verde, e poi a seconda del numero della compagnia cambiavano i colori. La seconda compagnia aveva il colore azzurro, poi c'era la terza che ce l'aveva, diciamo, arancione, la quarta ce l'aveva viola, questi erano un po' i colori. Quindi il pompon identificava il colore e quindi la compagnia a cui apparteneva. In alcune originali, ad esempio, erano fatti in legno e all'interno del legno c'era il numero del battaglione, quindi primo, secondo. Se qualcuno qua dei signori ha fatto l'alpino come me, sa che la nappina identificava comunque il reggimento, tuttora identifica il reggimento, la nappina che porta la penna. Esattamente. Poi queste particolari protezioni, diciamo, sono, in francese si chiamano jugular, e servivano per, all'interno c'erano appunto questi lacci e si allacciavano sotto il mento, in modo da, diciamo, da tenere intanto il cappello sulla testa e poi da proteggere da eventuali sciabolate della cavalleria che magari colpiva la parte di metallo. Esatto. Sì. Ma non ce l'hanno tutti per sapere invece? E questo è legato al fatto che in questo c'è proprio la ricostruzione, nel senso che come all'epoca non tutti avevano tutto, perché anche noi abbiamo lo stesso tra virgolette problema. Qual è il problema che abbiamo? È che ovviamente le persone nella nostra associazione entrano, e c'è chi è da due esempi, ha iniziato come tamburino, aveva 10 anni fa. Infatti lui, ad esempio, sfoggia questa banda rossa che vuol dire 10 anni di anzianità di servizio, pur essendo giovanissimo. Ed era un caso reale, perché i tamburini iniziavano giovanissimo. Poi ovviamente man mano uno deve comprarsi l'equipaggiamento. E quindi e qui c'è tempo, perché voi pensate che le jugulaire da sole costano 70 euro solo le jugulaire. Quindi cioè, sono tutte cose che uno lentamente si compra, e per giunta non è che c'è il grande magazzino del Renato, se no quello lì, uno arriva là col carrello e c'è un volere, tira giù, c'è troppo fatta a mano, che magari non ne facciamo 20, adesso prima di farne altre 10 devi aspettare che vengono fuse queste qua, se erano i bottoni, cioè è un procedimento molto lungo, quindi come all'epoca non tutti hanno tutto. Questa è una cosa, diciamo, ovviamente chi magari ha un lato più elevato, ma mentre lo fa da più tempo, è ovviamente la divisa più opposta, via via che si scende nei gradi, si va verso il soldato semplice, cioè è molto credibile. Ad esempio, per dirvi, è estremamente difficile che i soldati in campagna riuscissero a mantenere, già noi in una manifestazione mediamente due i pompon lo perdono perché cadono durante la battaglia, quindi immaginatevi nella realtà,
ripeto, voi dovete immaginarvi che questi sono soldati che se tornassero indietro di 200 anni, gli altri soldati li guarderebbero come per dire, mannaggia, questi qua sono appena usciti dal deposito, perché hanno, e spesso neanche al deposito ti davano tutto. Ma poi non è, non è una prerogativa, diciamo, dei guardi. No, 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 ce l'abbiamo tutti, tutti i soldati, sì. Io invece indosso un cappello diverso, perché io qui ho l'uniforme non da battaglia, l'uniforme, diciamo, i graduati da sergente in su, e gli ufficiali avevano normalmente due tenute, che erano, c'era una tenuta di servizio e una tenuta di battaglia. Tenete presente che nel rispetto all'esercito moderno, dove in battaglia vai non con l'uniforme bella, a quell'epoca era l'incontrario, l'uniforme bella veniva tutto per il giorno della battaglia, quindi chi poteva teneva un uniforme, diciamo, più bassa, una bassa tenuta, per anche i soldati hanno il cerchino da fatica, che ha soltanto i bottoni centrali, e quindi venivano utilizzati in caserma, l'abbiamo tutta la caserma. Questo è un cappello detto bonnet de police, perché inizialmente era utilizzato, bonnet sta per boneta, è un nome medievale che identifica il cappello, de police, perché veniva riservato nell'esercito del re per coloro che erano in punizione. E tuttora, ad esempio, sapete chi conserva questo cappello in Italia? I corazzieri. I corazzieri nella piccola uniforme hanno un bonnet che è molto simile a questo. Quindi ecco, io sono qua in uniforme, chiamiamolo da caserma, ecco, quella di quotidiana di ogni giorno. Per la battaglia anch'io indosserei il mio sciacquò, sempre gli ufficiali hanno tutte le bordature in argento, questo in argento, questo in argento. Hanno anche il grado, ad esempio, qua con striscia a seconda che identifica il grado. Quindi ecco, l'esercito aveva diverse tenute, normalmente c'era la grande tenue, tenue di battaglia, e poi c'era la petite tenue o piccola tenuta, tenue di servizio. Questo era un po' quello che è, diciamo, l'equipaggiamento del soldato. Adesso passeremo all'arma. L'arma, e passo la parola al sergente che è... Perché lui è timido, no? Perché non opera, non si è esperto. Allora, questo fucile, intanto diciamo che tecnicamente si chiamerebbe moschetto, non fucile, perché il fucile è caratterizzato da una ligatura interna. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa è una canna liscia. Allora, la canna rigata all'interno ha proprio delle scalanature. Queste scalanature imprimono alla palla un movimento rotatorio. Quando esce dalla canna, esce roteando. Questo crea un effetto giroscopico. Fondamentalmente, ecco, diciamo, è un effetto che si oppone alla legge di gravità, quindi il fucile che è rigato spara più distante. Questo aveva una gettata utile di 100 metri, una carabina sparava a 200-300 metri. Allora, ma perché non le facevano tutte rigate? Perché il processo di rigatura era un processo difficile, perché il processo di rigatura andava fatto a freddo, con i mulini d'acqua, era molto complesso. Quindi normalmente l'equipaggiamento standard era il moschetto, che era ad anima liscia. Poi è ad avancarica. Cosa vuol dire? Che rispetto ai fucili moderni, che si caricano dal di dietro, questo ha solo un'apertura che funziona da ingresso della palla e da uscita, ed è appunto il davanti. Questo ovviamente comporta tempi più lunghi per caricare. E questo spiega perché l'importanza della baionetta. Perché? Perché questo fucile ha molti tempi morti, poi vi faremo vedere il processo di caricamento quanto è lungo. Quindi, nel momento in cui la cavalleria carica, se io non ho ancora caricato il fucile, la cavalleria mi arriva addosso e mi uccide. Anche perché, voi dovete immaginarvi, tutta la cavalleria pesante, avete visto i corazzieri prima, sono lo stesso ragionamento, se qualcuno di voi ha visto le fotografie o ha visto i corazzieri del presidente.